Ma che sto calmo, un passo torna indietro. Calmo, ascolta amico tassista, 8:40 e lunedì arrivano le canzoni travisate. Cosa ma le avesse ascoltate non avrebbe proferito quel rosario di bestemmioni. Voi sapete che lunedì ormai è il giorno preferito dei nostri ascoltatori grazie alle travisate, no? Certo, canzoni travisate che possono essere segnalate dove, Previ? a.prevignano@dj.it. Molto bene, vado. Partiamo subito. Max Giorgi, Gossip, Heavy Cross. Zitto, grande. Ho detto, Chris Martin ha problemi di aerofagia, ragazzi. Anche i grandi, anche i grandi. L'avrei sospettato. Approdo con sarà forse per la sua dieta di bibite gassate, verza, cavoli, cipolle, cardi? Eh beh, chissà. Beh, Dito che ci divide la stanza dice, mo basta. Hai bisogno di mangiare sano e lo porta dal bio a fare la spesa. Ma quando Martin mette in una busta 1 chilo di legumi, la dichiarazione di guerra quella. La Ditto tuona, tu non li compri quei fagioli. Tu non li compri quei fagioli. Poi ancora Max Giorgi, Rocky Horror Picture Show, Time Warp. No! La mettiamo? Tra l'altro nella giornata di Halloween ho visto il Time Warp versione trio Solenghi, Lopez, Marchesini. Non lo ricordavo, straordinario. Di questi tempi bui di ritorno al Medioevo, di rabbia contro il diverso, di omofobia, transfobia, eccetera, eccetera. Un musical. Razzismo. Un musical pansessuale, allegro, spensierato e transgender come il Rocky Horror è stato costretto ad adattarsi. Però Frankenfurter è diventato una sentinella in piedi. Ma va. Dr. Scott tiene conferenza a Casa Pound. No. E Magenta è diventata timorata di Trump e di Dio. Viva Trump. Sentite cosa dice nel Time Warp. E poi hai visto che incenso? Ma quello dice. Hai visto che incenso? Ma guarda che roba. Guarda che incenso. E poi concludiamo la prima tranche con Maina Joy, Dennis Williams, Let's Hear It for the Boy. Senti che puzza d'anni 80. Mamma mia. Arieggiare il locale, Come di gran moda tra i grandi del pop, anche Dennis Williams ha messo su un banco di mobile di suppelletti lì insieme a Sting che scarica le cassette. C'è Willie Nelson che fuma le canne nel retro. Totalmente improduttivo, un socio improduttivo. Quando vede all'orizzonte avvicinarsi Anna Oxa, cliente che conosce bene, la avverte subito dicendo: tazzine non ne vuoi? Ma dai, è vero, ma proprio il riff, tazzine non ne vuoi. Bellissima. Dici solamente con che cosa cominciamo? Pearl Jam. No. E allora fermi lì. Chiamate Roma, chiamate Roma. Elisa, We'll Be Strangers su Radio DJ, le 846. Previ, non ti vogliamo rubare neanche un secondo. Ci abbiamo provato a tenerlo fuori e non ci siamo riusciti. Maina Joy 82 per Jam Nothing Man. Però non è per statuto che noi sentiamo Maina Joy. Maina Joy purtroppo è bravissima. È bravo. Da fare. I primi anni 90, ma tu che ne sai se non hai fatto il piano bar grunge? Piano bar vestito come di bar. Un nostalgico Eddie Vedder a Gianni Bisiach. Grande appassionato di grunge. Vieni che ti faccio vedere. Qui è dove Carco Benti rava con la fionda ai vetri. Qui è dove Chris Cornell faceva le autoradio. Qui dice, ma qui chiede Bisiach, in questo desolante squallore squarciato da livide luci al neon mentre cani randagi idrofobi attaccano passanti e rigagnoli maleodoranti di acque reflue rendono malsani inabitabile la zona. E qui che cosa succedeva? È tutto entusiasta di Vedder sgomita e dice: qui ho bazzicato fighe. Anche un po' socione, quanto se la mena. Che vecchio è di e ancora ancora Maina Gioia, R.E.M. Night Swimming. amore, non sai cosa è successo, dice Lady Gaga a Michael Stipe. Quella stronza del piano di sotto dice che mentre stiro faccio casino. Adesso dimmi tu che casino può fare una che stira, visto che sto ferma. Tesoro, non ti arrabbiare, ma quella del piano di sotto non ha torto. Fai un bordello allucinante anche quando fai gli origami. Lady Gaga. Lady Gaga che sta insieme a Stipe. Ah, sei tu, è colpa tua. E Stipe risponde: amore, è vero, tu sai passare un'ora urlando al ferro, sai. What if there were two, side by side in orbit, around the ferris? No, ferma tutto. Ridimmi la frase in italiano. Amore, è vero, tu sai passare un'ora urlando al ferro, sai. What if there were two, side by side in orbit, around the ferris? Era dice un po' male perché effettivamente la pronuncia non è proprio, non è proprio italiano lui. Il senso c'è, il senso c'è. Perché lei poi urla al ferro, lo scalda così. Urla, è scaldo, sei troppo freddo. E quello sotto. Ah, roventa, ecco perché. Roventa. Ok. Cavalli Acoustic Quartet per finire. Solomon Burke, Cry to Me. Mamma che pezzo! Siamo in zona Motown, Previ? Siamo in zona Solomon Burke, Atlantic, Motown, Atlantic. Forse ho detto una delle tante castronerie. Solomon Burke va a vedere i Metallica al Monsters of Rock quando gli scappa la grossa. Succede. Mo dove la faccio? Certo. Al bagno. Otis Redding gli fa in bocca al lupo. Proverai l'esperienza mistica dei bagni chimici di un concerto metal. Un po' preoccupato, Solomon entra nello stadio e come per magia nessuno. 30 cessi chimici e il deserto. E tutto contento e trullero dice: ma non c'è fila, do caco. Con l'imbarazzo della scelta. Tutto carrulo. Con la carta igienica. Deve scegliere. Bravissimi i nostri segnalatori, brava la commissione. Andrea Prevignano, Francesco Lancia. Le canzoni travisate torneranno ovviamente lunedì prossimo o in versione podcast alle 11 su DJ.net.